Buongiorno a tutti. Ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto, interventi veramente molto belli. Non prenderò molto spazio, ancora tante persone devono parlare. Vorrei condividere con voi quella che è stata la mia esperienza personale. No, ci sono le idee e ci sono i fatti. Vorrei condividere con voi quello che ho avuto l'opportunità, l'emergenza è un'opportunità, ho avuto l'opportunità di imparare, o meglio, gli insegnamenti che ho ricevuto, gli insegnamenti e i punti di riflessione dai miei maestri, quello che ho condiviso con i colleghi e quello che ho imparato tanto dai pazienti e dalle persone con le quali ho lavorato durante tutto questo periodo. In questo periodo di emergenza, quello che ho potuto osservare è stato l'emergere di una realtà veramente molto sfaccettata, come se dallo spazio, dal campo arrivasse, mi piace usare la metafora, di un enorme minerale con tante, tante, tante sfaccettature, no? Che deflagra su una società che aveva apparentemente delle certezze, fluiva in una determinata direzione, ognuno di noi aveva in una direzione. Poi, come ha condiviso il dottor Lattuada in uno dei suoi primi video sulla pandemia, come se gli dèi per sorte avessero giocato con gli esseri umani, avessero inviato questo grande masso, no? Questo grande evento, e abbiano un po' detto: beh, vediamo come se la cavano. È un'ottima domanda fare il punto della situazione in ognuna delle nostre vite e dire: va bene, come ce la siamo cavati? Come ce la siamo cavati in un momento dove quello che era riconosciuta probabilmente come le nostre stabilità, le nostre prassi, le nostre abitudini, sono state così fortemente scosse. Prima vi parlavo di insegnamenti, e la prima cosa che ho potuto osservare è che in un momento dove in qualche modo l'intensità, la temperatura sale, no? C'è stata una grandissima emersione dal sociale, dagli individui, dalle coscienze, molti fenomeni che già conoscevamo diventano assolutamente più evidenti. Il tema del qual è la forza che mi conduce nella vita, dove io radico la mia certezza. Questo è stato un momento dove c'è stata una grande linea di demarcazione tra le false certezze e veramente la possibilità, la capacità, la centratura e lo stare. Un po' come se in quest'onda d'urto che ha scosso, che ha mosso delle paure molto profonde, no? Dicevo, tante sfaccettature. Io credo che gli attori di tutta questa vicenda, più che attore, il massimo comune denominatore di tutta questa vicenda, da una parte sia la paura, l'abbiamo detto tante volte, il dottor Lattuada dice pandemia emozionale. E però paura di che cosa? No, come clinica vi dico che tutt'oggi, come ironizzando con i colleghi nel pieno del primo lockdown, dicevo, la sensazione che qua ci del Covid saranno peggio dell'ondata del Covid. Adesso siamo in un certo senso in un'invirtuosa via di mezzo dove il Covid c'è ancora, ma iniziano ad essere più chiari i cocci. Ma questa invirtuosa via di mezzo è una grande possibilità che ci mette alla prova. Alla prova intanto nell'avere il coraggio di osservare. Ancora oggi dicevo, di osservare tutto quello che c'è da osservare, e c'è veramente tanto. Paura, ma paura di che cosa? Si sono risvegliate delle paure, mi viene da dire, seguendo le nostre mappe, una delle nostre mappe, si è manifestata grandemente la paura del vivo-muoio. Vivo-muoio, e non solo per il virus, che c'è, e
sta producendo degli effetti. Vivo, muoio perché entro in una dimensione dove non ho quello che è essenziale, quello che io identifico come essenziale. Prima di tutto, tutto quello che mi serve per vivere allo stato pratico. Ci sono molte, moltissime persone di cui è bene ricordarsi che a causa di questo continuo susseguirsi di apri e chiusi e di attività che a tutt'oggi non sono come erano prima, hanno avuto una grande deflessione in quello che poteva essere la loro sicurezza o la loro abitudine economica. E questo è un primo livello in cui vediamo gli effetti. Poi c'è la paura del virus, la paura della perdita. Come clinica ho osservato una grande problematica nell'affrontare eventualmente perdite di stacchi deprivati di tutto quello che è l'aspetto dell'accompagnamento, dello stare a contatto, no? Pensiamo caratteristica, no? Le persone ci sono sempre state, non siamo immortali e non siamo diventati mortali col Covid, ma il Covid ha portato la caratteristica del tema dell'isolamento, no? Ed è una caratteristica ed è una peculiarità che ha riverberato enormemente, no? L'essere in isolamento, l'essere da soli in ospedale. Molte persone hanno fatto l'esperienza di essere qui mentre un loro caro è di là, oltre un confine, oltre uno spazio irraggiungibile. E qui abbiamo iniziato a vedere come già a questo punto, quindi problemi economici, problemi nell'affrontare una malattia, un lutto che ha queste specifiche caratteristiche. Abbiamo visto il navigatore di tanti, quella parte che ci conduce nella nostra vita. Abbiamo visto un navigatore di tanti vacillare, incasinarsi, spostare le coordinate. La paura di perdere la libertà. Cosa succede se un bel giorno mi vengono a dire che non posso vedere i miei amici o che non posso uscire di casa o che devo assumere un farmaco se voglio andare a lavorare o che devo vedere 3 amici e non 10? Cosa succede dentro di me se dall'altro, in modo imprevedibile, eravamo in una. La nostra abitudine era quella di godere di una grande libertà personale. E anche qui è la paura della paura della paura che in qualche modo ha rischiato l'agguato a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo. È quello di perderci in un dodecaedro di paure, come se fosse una stanza di specchi dove continuiamo a proiettare, a vedere l'immagine della paura che si riflette, e questo ci rende difficile riconoscere da dove arriva veramente questa paura e rischia di farci dimenticare quello che abbiamo sempre saputo, quello in cui abbiamo sempre vissuto, quello che fino al giorno prima, no, soprattutto nel nostro ambiente traspersonale, come in tanti, era il nostro ABC, ovvero il nostro potere co-creativo, la nostra forza. La paura è un agguato e se la sperimento è cosa mia. È come ogni cosa mia che interrompe il flusso armonico, semplicemente me ne devo prendere cura, amorevolmente. E come si esce dalla paura? Si esce agendo col cuore. Coraggio, etimologicamente, vuol dire agire col cuore. E che tipo di coraggio viene chiesto? Il coraggio di essere se stessi. Di non rimanere, no? E di rimanere in osservazione, di uscire dal gioco di azione e reazione in cui rischiamo
di venire tirati, no? In questo vortice dove rischiamo di essere sbatacchiati, mi viene da dire, e dobbiamo trovare il nostro giusto posto, qualsiasi esso sia, ma dobbiamo chiederci veramente qual è il mio giusto posto. E più noi sapremo stare nel nostro giusto posto, più noi sapremo riconoscere quello che ci distoglie da questo posto e la forza interiore che ci serve per poter rimanere. Per quello che mi riguarda, la mia dimensione non è stata quella del pensiero, il giusto posto non è stato quello del pensiero, ma è stata quella della devozione, della dimensione di cura. Come molti di voi, nel resto, in questa stanza. Ed è proprio tramite e rispetto alla cura ho davvero imparato il potere della condivisione. È aumentato la richiesta de della cura. Ci sono stati dei momenti dove, per quello che riguarda le mie forze fisiche, la richiesta esterna, ho lavorato molto all'interno di psicologia delle emergenze, del debriefing medico-sanitario ospedaliero, no? E nei momenti più intensi, davvero ho avuto un problema di risorse in termini personali, di gestione della mole e anche della difficoltà a maneggiare per la prima volta situazioni così delicate e così sovrapposte. E vi devo dire che ho avuto il grandissimo insegnamento nell'incontrarci con i colleghi, con molti degli allievi di questa scuola. E mantenere una connessione profonda con il proprio cuore e condividere, no, lo sguardo amorevole su ciò che stava accadendo, da questo trarre una grande forza. Grazie.